Salve a tutti amici andriesi. Oltre che, diciamo così, aver dimostrato ancora una volta che siamo gli unici che denunciano la pratica del voto di scambio, avete visto ancora una volta, abbiamo denunciato questo voto di scambio, questa volta voglio parlarvi di una cosa semplice. Sento ancora una volta persone che svendono il voto del Movimento 5 Stelle pensando di votare Coratella come Movimento 5 Stelle. È l'amico, il fratello, lo zio, il cugino, quello che ti ha dato i soldi, quello che ti ha fatto rappresentante di lista, quello che ti ha fatto la promessa come candidato consigliere. Quel voto al Movimento 5 Stelle, lo ribadisco, non serve a niente, non serve a niente, perché non è un voto dato al Movimento 5 Stelle, è un voto dato a quella lista, a quel candidato. Non vi lavate la coscienza dicendo no, ma io ho votato Coratella. Quel voto dato a Coratella, al comune esiste il voto disgiunto, il voto dato al candidato sindaco è un voto diverso da quello dato alla lista. Siccome gli altri hanno 3.000 liste e noi abbiamo una sola lista, la nostra forza è tutta in quella lista, quindi dovete barrare il simbolo del Movimento 5 Stelle, è l'unica cosa da fare. Vi prego davvero col cuore in mano e con tutta la serenità possibile, non votate persone delle quali non vi fidate e le votate soltanto perché sono amici, parenti, no, promesso, ho detto. Altra cosa che voglio dire chiaramente, non possono controllare i voti, anche se vi prendono la carta d'identità, la tessera elettorale o si segnano il vostro indirizzo, sappiate che non possono controllare i voti, possono fare un calcolo grossolano delle persone che loro si aspettavano come voti in ogni sezione, ma non possono controllare precisamente chi non ha votato cosa. Quindi sentitevi liberi in quella benedetta cabina e votate in tutta coscienza. Cosa ancora dobbiamo dirvi dopo che ieri ci hanno sequestrato la discarica? Ci hanno sequestrato la discarica di Andria, dopo quella di Tranico, la falda inquinata, sequestrata anche quella di Andria, e la prima autorità che doveva controllare la salute dei cittadini, vigilare sulla salute dei cittadini, è il nostro sindaco Giorgino. Dov'è lui? Dov'era? Adesso danno la colpa a qualcun altro, che ognuno si prenda le proprie responsabilità, e anche l'opposizione. Stanno facendo cose schifose, guardate che anche l'opposizione, la sinistra di Fortunato, sta comprando i voti, li stanno comprando uno a uno, anche ragazzini che mi fanno schifo solo al pensiero. Posso aspettarmelo da vecchie volpi, ma non dai ragazzini. E allora vi prego davvero, non svendete il vostro futuro, quella discarica porta morte, malattia. Porca miseria, sveglia, sveglia davvero. Vi prego, il 31 maggio entrate in quella cabina e votate in coscienza, tranquilli, sereni al massimo, tanto nessuno può controllarvi, e votate, ripeto, votate non in maniera disgiunta, non lavatevi la coscienza in questo modo, non dite no ma io devo votare, no, piuttosto allora vota quelli e assumite le responsabilità di votare quelli. Vi prego, serenamente, smettiamola con questi ragionamenti ipocriti. E soprattutto smettetela con i ragionamenti ipocriti di chi si vuole lavare la coscienza. Tutti devono assumersi le proprie responsabilità in questa benedetta città. Quindi ci vediamo il 31 maggio, entrate in quella cabina, votate chi volete, ma fatelo in coscienza, non fatelo per gli amici, le persone. Se avete un amico che è capace, in gamba, è veramente bravo e politicamente ha sempre mantenuto quello che ha fatto, votatelo tranquillamente. Ma altri ragionamenti non ci sono da fare. Vi saluto a tutti, ci vediamo il 31 maggio e mi raccomando, barrare solo il simbolo del Movimento 5 Stelle. Ciao Andriesi!